uomo di fede Luigi Calabresi, commissario capo di pubblica sicurezza. Sono passati 50 anni, un tempo lunghissimo, in cui Luigi Calabresi l'abbiamo sempre portato con noi, perché come dico io, la memoria legale non è statica, deve andare avanti. È stato impegnativo, perché ci siamo dedicati a rendergli giustizia, non solo nelle aule dei tribunali, dove abbiamo atteso fiduciosi la verità, ma ci siamo dedicati a ripulire la sua memoria dal fango, gettato dalle calunnie e dalle campagne politiche di stampa degli anni 70. È stato un lungo percorso, ma oggi finalmente l'immagine di Luigi Calabresi nel paese corrisponde a quello che lui era veramente, una persona onesta, appassionata, che amava il suo lavoro. Io oggi, arrivata a questo punto della mia vita, provo un senso di serenità e di grande pace, anche grazie a tutti voi. È una giornata importante nella quale si deve ricordare questo eroe, questo servitore dello Stato che è stato anche un po' ai tempi abbandonato dallo Stato, e poi si deve sottolineare la grandezza della famiglia che ha saputo elaborare il dolore ed è arrivata ad una capacità di perdono che è soltanto tipica di chi ha dei valori molto profondi.